Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi rispondo a una vostra richiesta. Partirò da questo per arrivare a questo. Forse si vede poco la differenza, ma la richiesta fatta da una di voi è quella di come si allarga la gonna al punto vita. E io ho proprio qui una gonna che è un po' stretta e dovrà essere allargata di una taglia. Ricordate che la taglia vede uno spazio di 4 centimetri. Vedete sempre il tipo di gonna. Io ho la fortuna di avere un lembo di stoffa e dei cugni. La prima cosa da fare è scucire buona parte della cintura, non del tutto. E in questo caso ho una gonna che ha 4 cugni, per cui scucirò la mia gonna fino alla cucitura del fianco. Procedo. Ho scucito la cintura e adesso intanto provo a dirvi anche un'altra cosa particolare. Spesso le gonne possono essere allargate semplicemente con scucire la cintura e rimontarla, perché spesso le cinture sono montate a trattenere il punto vita, quindi nel momento in cui ho staccato la cintura ho già guadagnato del margine, per cui potrei anche adesso riattaccare la mia cintura tirando il resto della gonna. Tutto questo si può fare, guadagno dai 2 ai 4 centimetri se la stoffa collabora. Se, come in questo caso, avete dei cugni, potete scucirne appunto 2 e rimontare la cintura che io ho, perché è una gonna sartoriale, quindi c'era del margine interno. Se per caso invece non avete tessuto sulla cintura, potete esattamente aggiungere del tessuto uguale se lo avete, oppure smontare la cintura all'interno, prendere il lembo di stoffa interno, porlo all'esterno, doppiare poi con un gro, con una fodera e rimontare la cintura. Questo dipenderà dal tipo di gonna o di cintura che vi ritrovate, insomma. E intanto scucio anche i cugni e poi mi trasferisco alla macchina a montare la mia cintura sulla gonna appena scucita. Questi sono i cugni scuciti che poi stireremo, però li lascio per farvi vedere il lavoro. Rimontate la cintura seguendo proprio il precedente montaggio. E questo è il risultato finale. Vi voglio far vedere proprio per farvi capire quanto ho allargato. Qui ci sono delle cappiole dove prima i gancetti chiudevano la gonna, quindi scucendo i cugni ho guadagnato questo margine che è più di una taglia. Poi rifarò queste stesse cappiole per poter chiudere la mia gonna e il lavoro è finito. E anche per oggi il nostro reshape finisce qui. Abbiamo sempre recuperato allargando una gonna che altrimenti sarebbe stata buttata. E per seguire altri video come questi, iscrivetevi sul canale e cliccate la campanella per essere informati ogni qualvolta il video è online, e guardate anche l'animazione per il grado della difficoltà e seguitemi sui social e ricordate sempre reshape your style.